Continua ad essere costantemente monitorata la situazione presso il presidio ospedaliero San Massimo di Penne, dopo l'annuncio dei primi contagi al nuovo coronavirus, tra cui il sindaco Mario Semproni, che adesso si trova in autoisolamento presso la sua abitazione. Ho scoperto poi da questo tampone che non solo io, ma anche altri del personale medico-infermieristico della medicina avevano avuto questa positività, era risultata la positività. Non posso scendere ovviamente nei particolari perché qui entriamo nel campo del segreto professionale. Perfetto. Adesso si trova a casa in isolamento, anche in isolamento dalla sua Sono famiglia. qui in casa, per fortuna avendo una casa insomma, piuttosto di grandi dimensioni, siamo riusciti a dividere gli ambienti, io occupo alcuni ambienti, quindi stiamo attuando quella che si dice la quarantena precauzionale volontaria per arrivare poi così alla risoluzione, io spero, positiva del caso. Quindi ci Dal conferma punto che di lei è vista della asintomatico. sintomatologia, non accusavo e non accuso alcun disturbo, ma sicuramente è un momento difficile nel quale deve venire fuori veramente lo spirito di appartenenza, ovviamente alla nazione, ma io parlo come sindaco di Penne, lo spirito di appartenenza alla nostra comunità, quindi di rispettare tutte le indicazioni che sono state date, quindi di evitare assembramenti, di evitare contatti, di rinunciare per un pochino di tempo alla vita sociale, di mettere in atto poi tutte quei suggerimenti che sono stati dati, che tutti conosciamo, che è inutile ripetere, perché un sacrificio, magari non dico di qualche giorno, ma sicuramente andrà avanti la questione per settimane o anche per qualche mese, potrebbe portare alla risoluzione del problema. Ecco, per chiudere, quali sono le sue notizie rispetto alla situazione presso l'ospedale di Penna? Anche qui io ho anche dei dati, ma ripeto, non posso rivelarli sempre per una questione di segreto professionale. Notizie rassicuranti arrivano dai risultati sui tamponi effettuati al caposala del pronto soccorso del San Massimo Antonio Baldacchini e al presidente della Croce Rossa Stefania Altigondo, che sono risultati entrambi negativi al Covid-19. Notizia questa confermata dallo stesso presidente della Croce Rossa Italiana di Penne. Prosegue intanto nei reparti di medicina del San Massimo il lavoro di medici ed infermieri, che già da qualche giorno indossano divise con copertura totale, mentre sono state attivate misure molto restrittive nei reparti, tra le quali il divieto totale di visite e il ricovero di nuovi pazienti, vista la positività al test di un'anziana di 90 anni che non può essere trasportata a Pescara. Intanto in tutta l'area Vestina questa mattina si vedono i primi effetti del nuovo decreto del Premier Giuseppe Conte, che vede l'Italia adesso zona protetta. Qui siamo a Loreto a Prutino, dove già da giorni alcuni bar e attività di ristorazione con buon senso hanno deciso di chiudere per salvaguardare la salute pubblica, mentre le attività che somministrano beni di prima necessità stanno attuando le misure del decreto, ovvero l'ingresso a numero ridotto per non creare assembramenti. Stessa cosa a Penne, che ha già preso la decisione di sospendere il mercato ortofrutticolo, il mercato contadino e il mercato rionale del sabato.